Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Parliamo nel videocorso di questa sera di inclusione scolastica grazie alla tecnologia. Metto a frutto, infatti, una segnalazione pervenutami dall'amico Albano Battistella e vi invito tra l'altro a visionare la sua pagina Facebook di divulgazione tecnologica Zorin OS Education Italia. Parliamo di TalkTyper. Sito di riferimento talktyper.com. Osservate la grafia in alto nella barra degli indirizzi. In sintesi, non un'app, ma una pagina web dunque consultabile da qualsiasi dispositivo, a beneficio di chi? A beneficio di alunni che abbiano difficoltà con la grafia, penso alla disgrafia dunque, alla più ampia categoria dei BES, a chi abbia magari alcune difficoltà motorie, tali per cui risulti utile la dettatura, con buon grado di riconoscimento del testo, ed è anche possibile dettare la punteggiatura semplice. Vediamo TalkTyper all'opera. Come vedete, dalla tendina, dalle due tendine in verità, è possibile modificare la lingua, sia con cui ci viene presentato TalkTyper, che anche la lingua che noi ora andremo a immettere dettando. Ora, osservate, un clic sul microfonino verde. A partire da questo momento, virgola, è possibile dettare il nostro testo di riferimento con la risorsa TalkTyper. Punto. Guardate, a partire da questo momento, virgola. Ecco, abbiamo veramente una utilità praticissima da utilizzare. Una volta terminata la dettatura, che io potrei riprendere cliccando nuovamente sul microfono di colore verde, andiamo a fare un clic sulla freccia che consente di fare che cosa? Di posizionare in basso il nostro testo e di qui di poterlo gestire in diversi modi. Quali modi? Beh, guardate, con un clic sui due foglietti noi lo andiamo a copiare e a questo punto questo testo è incollabile ovunque lo si desideri. Penso ad un programma, dunque editor di videoscrittura, quale ad esempio LibreOffice Writer. Per parlare di software libero, cito per giusta completezza anche il software proprietario Microsoft Word. Abbiamo poi i tre pallini sotto che ci permettono di fare che cosa? Di andare a rifinire la dettatura con, ad esempio, dei caratteri speciali e poi ancora sotto abbiamo la possibilità di stampare immediatamente questo nostro testo oppure di inviarlo via email. Insomma, una utilità tanto di rapido utilizzo quanto di grande efficacia. Naturalmente con un occhio di riguardo per gli alunni e dunque per i ragazzi, ma anche utilizzabile tranquillamente dagli adulti che per diverse ragioni ne abbiano necessità. Ebbene, ancora un saluto caro rivolto a tutti e a tutte voi da Andrea Cartotto e vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso. Ciao!